l'arrivo dei pompieri e dell'equipaggio sanitario, poi il soccorso della persona ferita, infine il briefing per discutere dell'operazione appena portata a termine. È l'esercitazione congiunta di vigili del fuoco e personale del 118 andata in scena alla caserma di Via Dalviano. Le due squadre assieme nel corso promosso dall'azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina sulla gestione avanzata preospedaliera dell'incidente stradale in equipe multifunzionale. Il corso, tenuto da istruttori del 118 del comando provinciale dei vigili del fuoco, era suddiviso in una parte teorica e una pratica. Lo scopo è formare e addestrare trasversalmente i professionisti del soccorso nel trattamento tempestivo delle vittime di incidenti stradali. Il primo evento di una serie di già attuali ma anche future collaborazioni sull'ambito dell'operatività congiunta, nodo e passaggio essenziale per poter svolgere interventi ad alta efficacia, con ottimi risultati per l'aiuto e il supporto e il trattamento degli infortunati e dei pazienti. Due gli scenari preparati per la simulazione pratica. Nel primo l'equipe interveniva per liberare una persona rimasta incastrata dentro un'automobile. Nel secondo scenario l'attività di soccorso consisteva nel liberare una persona rimasta incastrata sotto la macchina. E noi lavoriamo sempre con il 118 negli interventi, ma quello che è importante è cercare di integrare le due strutture affinché ciascuno sappia il perché di determinate operazioni, di determinati comportamenti da parte del personale. Quindi il personale 118 conosce molto bene, sa come comportarsi in funzione di quella che è l'esigenza del paziente da soccorrere. Noi, per portare sicurezza all'operatore del 118 e anche al paziente, ma le procedure che noi adottiamo non sempre vengono capite dal 118, ovvero loro hanno l'esigenza di capire le nostre, proprio nella volontà di cercare un'integrazione e di far capire le esigenze reciproche è nata l'idea di questa giornata formativa.